Si apre all'insegna della fantasia e del mondo dell'immaginazione, dedicato soprattutto ai bambini, il vasto programma di iniziative organizzate per il Natale a Napoli. Dal centro storico, passando per Forcella, la Sanità, fino a Scampia, il Comune di Napoli, con il contributo di artisti e associazioni, promuove un mese di eventi fino al 7 gennaio, diffusi nei diversi quartieri cittadini. A Forcella si parte venerdì 8 dicembre con un concerto di beneficenza nello spazio comunale intitolato ad Annalisa Durante e numerose attività sono previste anche all'esterno con la collaborazione dell'Associazione Maestri di Strada. Abbiamo scelto come testimonial di questo Natale, che è dedicato alla fantasia e alle fiabe, i Maestri di Strada. Quindi l'idea è di fare un Natale oltre il decumano, diciamo, in cui si concentra, per fortuna, anche una grandissima e sempre più grande quantità di turisti e di viaggiatori, ma andare in questi luoghi splendidi di Napoli per storia e anche per umanità presente. Tra gli appuntamenti, tantissimi e consultabili online sul sito istituzionale del Comune, la Notte d'Arte al Centro Storico di sabato 16 dicembre, con l'apertura straordinaria di musei, scuole e chiese, il tradizionale concerto di Natale al Duomo la sera del 25 dicembre dei Cantori di Posillipo, musica e cultura alla Sanità ed il concerto di Franco Ricciardi a Scampia la sera di sabato 6 gennaio. Protagonisti della manifestazione quest'anno anche i ragazzi del coro giovanile della città di Napoli, diretti dal maestro Carlo Morelli, che si esibiranno in diversi luoghi della città. Credo che abbiamo il più bel Natale d'Italia per quantità e qualità dell'offerta culturale, e quindi spero che in particolare i bambini a cui questo Natale è dedicato possano gioirne e partecipare con le loro famiglie, tutti i nostri concittadini e i tantissimi turisti che affolleranno Napoli. Per tutto il mese delle festività torna il servizio navetta Napoli Bus, offerto dall'assessorato alla cultura per il trasporto gratuito degli spettatori nei teatri di periferia, e si moltiplicano gli appuntamenti di visite guidate gratuite nel Palazzo del Comune e nelle chiese a cura dei ragazzi del progetto Garanzia Giovani.